adesso io mi dissocio. Mi sono allenato così tanto. Vai. Benvenuti e bentornati ad un altro episodio degli anime della nostra infanzia. Dopo aver parlato di Hunter x Hunter nel primo episodio e di Pokémon nel secondo episodio, non potevamo far meno di parlare di un anime che riguarda tutto il mondo. Uno degli anime forse più famosi al mondo, anche tra anime, manga, videogiochi e tutto il resto, come avrete capito. Anche se penso che sia Pokémon forse il più famoso al mondo. Uno dei più famosi al mondo. Come avrete capito, stiamo parlando di Dragon Ball. Nell'esattezza Dragon Ball Z. E poi andremo a capire il motivo. Quindi, giusto per iniziare, scaldiamoci con la nostra classica sigla. Aspetta, una sigla, no, un secondino. Why not? Why not? Perché la faccio io. Tipo Thanos, ma bloccato. La faccio io la sigla. Giorgio, scusaci. No, è bellina. Giorgio, scusaci. Posso? Io mi dissocio. Mi sono allenato così tanto. Vai. Sicuramente. E ci vado appresso. No, mi ricordo questi accordi. Ah. Cioè, me li sapevo, però li ho dimenticati. Vabbè, non capisco. Mi metto così. Apprezziamo. Mi metto così. Poi quando mi manca il giappone, vi ignoro. Ti mancano le striscette nere di là. Esatto. Perché li metto io con la grafica. Che non capite. Giorgio Giovanni. Ma Giorgio Giovanni è anche quello che ha fatto la sigla di Under Under in italiano. Però solamente la canzone, non l'ha cantata. Io l'avrei fatta meglio, ragazzi. Io avrei fatto meglio la musica e lei avrebbe fatto meglio il cantando. No. Meglio di così. Faccio anche i cori. Cioè, no, no. Cioè, ragazzi, io l'avrei fatta, garantisco, l'avrei fatta molto meglio. Sicuramente. Quindi nel prossimo episodio tu porterai la sigla completa versione tua di Dragon Ball. Lo sta dicendo. Io non ho detto niente. Infatti, ma la facciamo, la mandiamo. Ah, oh, no, ormai non meriti, non faccio un c***o, perché non meriti. Ah, quali sono le tue 5W di questo famosissimo anime con cui io sono cresciuto, ma negli ultimi anni io ho cambiato la mia opinione. Quindi, tu hai cambiato la tua opinione perché sei un bigotto. Sicuramente sarò un bigotto. Ma vai avanti, io non sono curiosa di me. Io sono curioso. Iniziamo con cosa? Cosa è Dragon Ball? Dragon Ball è una serie di manga e anime, ovviamente, poi nati anche videogiochi, che raccontano fondamentalmente la storia di queste palle di drago, o come più sfere, giustamente tradotte, sfere del drago. Le palle. Perché le palle del drago sono quelle che ha fatto vedere Barbascura nel suo video. Dov'è? Dove sono? Dov'è che saranno? Ah, ecco. Sì, ma la traduzione letterale sarebbe più palle di drago. Però sono giapponesi e tutto gli è concesso. E questo è Akira Toriyama, che è anche l'autore di un'altra grande serie di successo, quale Watames Slam Pearale. Di cui esistono anche, piccola curiosità, proprio per scaldarci subito, vari crossover. Ma aspetta un attimo, ma
quel coso di Arale era un scioglilingua? Perché non l'ho capito. What a mess, slampe Arale. Il titolo... Ma tutti i cartoni animati iniziano tipo What a mess, what's my destiny? Come è passata in Italia. Esatto, non proprio, è la versione Mediaset. What's my destiny, il titolo è proprio... Perché per... Giorgio Vanni fece la sigla What's my destiny, Dragon Ball Z, bla bla bla, perché la Z sta per Z Fighters. E la GT di Dragon Ball GT è per? Grand Tour? Veramente? Oh no! Veramente? Sì, sì, okay. Vero? Sì. Allora ragazzi, io per me GT è tipo Grand Tour, io mi riferivo alla serie, uso questo termine improprio, spin-off di Top Gear. Ok. Quindi per me quello è GT, però vabbè, vai avanti. Però ricordiamo anche che GT fondamentalmente non è canonico con la serie di Dragon Ball. Akira Toriyama dice che non è canonico, che la serie di Dragon Ball finisce a Z, fammi finire perché ti taglia la gola tipo Cell. E quindi GT non è canonico e ha fatto un nuovo sequel che tutti amano tranne me e tutti quelli della mia generazione, ovvero Dragon Ball Super Heroes e bla 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 bla. Dimmi, stiamo tornando a Dragon Ball Z? Stiamo tornando a Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, parliamo di Dragon Ball Z e qualche accenno a Dragon Ball Kai. Tu sai cosa è Kai? Ma io lo so. Bravissimo. Ma dillo prima tu. No, no, devi dire tu. È la tua puntata. Dragon Ball Kai altro non è che il rifacimento di Dragon Ball Z, togliendo tutti quegli inutili filler, è inedito in Italia. Per non so quale ragione l'hanno inedito. Dimmi. Quindi in Dragon Ball Kai, in Dragon Ball Kai non c'è la scena in cui Goku va a prendere la patente insieme a Junior. Non c'è. No. Come si può fare? Cioè, ma sei sicuro di questa cosa? Bisogna fare un reclamo e dire di inserire questa scena perché non sta succedendo. È un filler. Questi filler li hanno rimossi tutti. Anzi, hanno addirittura censurato alcune scene quali Vegeta che fa il dito medio. Quella l'hanno tolta perché era troppo volgare. Akira.toriyama@dragonball.it Punto, ho sbagliato, punto JP. Caro Akira, perché hai tolto la scena in cui Goku e Junior prendono la patente? In altre serie, le tue notizie ti auguro una buona giornata. Hai inviato? Sì. In che lingua? Ma sono ma ho capito! Ma fatti c***o! Vai avanti. Vabbè, andiamo avanti. Allora parliamo della storia che racconta Dragon Ball. Abbiamo spiegato cos'è Dragon Ball più o meno. Iniziamo col dire where e when. Dove e quando. Faccio un'unica cosa perché c'è poco da dire. Ovvero non si sa quando è ambientato ed esattamente non si sa dove si è ambientato, perché sì, è in Giappone, sì, è la Terra, è il pianeta Terra, questo è sicuro. Ma non vengono date mai molte specifiche su dove sia, né quando sia. E tu, Hazard? Sì, dimmi. Ma io direi il dove è ambientato, diciamo, è ambientato nell'universo. Esatto. Poi sia terreno che anche ultraterreno. Secondo me è sì, un però stiamo universo. Iniziando parlando della prima saga di Dragon Ball Z, che è? L'arrivo dei Saiyan. Seguito da Freezer, la saga di Freezer. Poi c'è la saga degli androidi. Ed infine la saga di Majin Buu. Poi ci sono due piccole sottosaghe, due saghe minori, che una è la saga di Garlic Junior. Ma Garlic Junior mangia l'aglio? No, è repellente all'aglio. È repellente all'aglio. A volte lo caga. Ah sì? E fa i piccoli Garlic Junior. Ho capito. E questa è solamente la terza puntata che facciamo. Garlic shit. Ah, ok, io mi sa che non alzo più la mano. Bene. Anche perché ora iniziamo ad addentrarci, diciamo, nella storia. Ah, questa è solamente la punta dell'iceberg. Esatto. Su chi si basa tutta la storia, fondamentalmente? Si dovrebbe basare sulle sfere del drago. Come più o meno succedeva spesso nella prima serie. Le tante sfere, sette. Invece Dragon Ball Z è più incentrato sulla storia di Goku, proprio a livello di scoprire le sue origini, perché lui sapevamo che era venuto da un altro pianeta, aveva perso la memoria perché era un pochettino vivace, ma non si sapeva nient'altro.
Che mentre se l'ha dimenticata, è normale, no? Poi era piccolissimo, comunque sia. Poi nella prima puntata di Dragon Ball Z, proprio nella prima puntata, arriva un nuovo personaggio, uno dei miei preferiti. Arriva con questa spavalderia dopo che ha sfangulato Junior perché non lo riteneva abbastanza forte. Arriva sull'isola del genere delle tartarughe, o il maestro Muten, dipende come lo vuoi chiamare. Arriva volando, scende, si presenta quest'uomo bellissimo, possente con i capelli lunghi, la coda. Dimmi. Ma lo puoi partire di nuovo la descrizione di Radice? Cioè arriva dal cielo. Cioè, scende, possente, bello. Capelli lunghi. Lunghi. Fisico muscoloso. Gesù. No, è per lui evidentemente. È dal cielo, capelli lunghi, muscoloso. Ma cioè, potrebbe essere, ma non lo so, non lo so. Cioè, Gesù muscoloso. Diciamo che se Gesù fosse 1,90 m, sì. Perché lui è 1,90 m. Ma tu hai mai visto i crocifissi nelle chiese? Arrivo fino a 3 metri. La voglia che c'è su per... Ma era gigante. Vabbè. Ma non voglio dire nulla sui giganti perché sennò qui... Complotto! È un complotto! Comunque sia, Radish arriva sulla... nell'isola del genio. Si scontra, tra virgolette, nel senso ha di fronte Goku, Bulma, Krillin e il maestro che stavano facendo una piccola rimpatriata. Dopo... 5 anni dall'ultimo test che hanno visto, quindi 5 anni prima della fine di Dragon Ball. Goku aveva fatto, si era sposato con Kiki, aveva fatto Gohan, però nessuno dei suoi amici lo sapeva, non chiedermi il motivo. Io lo so. Perché? Perché? Non c'era il telefonino. No, non è per quello. Dimmi. Che a Goku forse era cresciuto un po' di perlino e ha sfanculato tutti i suoi amici. No, io penso che fosse Kiki quello. Che era più bacchettona. Ah, mi hai detto Kiki, tu stai a casa. Piccola premessa di andare avanti. Goku quando arriva fa vedere che sul cappello di Gohan c'è la sfera con le 4 stelle, quella di nonno Gohan. E racconta che lui l'ha cercata perché quella sfera per lui ha un valore affettivo e ha altre 2 sfere a casa messe in, tra virgolette, in custodia. Quindi Goku è più o meno il protettore delle sfere. Diciamo che viene rappresentato un po' così, sì. Dimmi. Dimmi, T-Rex. Ma scusami, come fa Goku a proteggere le sfere del drago? Se non si sa proteggere neanche da solo. Muore? Sì, ma poi ci prova, ci riesce, ce la fa. Fare Goku. A vincere. Spoiler, chiaramente. Spoiler. Ora dove sentirai come vincere. Quando arriva Radish, spiega tutta la storia di Goku. Chi è realmente Goku? Goku fa parte di questa razza aliena, i Saiyan, che sono un popolo molto vichingo, tra virgolette, il cui unico scopo è combattere e conquistare pianeti, per lo più per rivenderli ad altri alieni e ricavarsi. Questo dice Radish. Sì, sono tipo dei mercenari loro. Mercenari, molto... Alle dipendenze di? Questo lo scopriamo molto più avanti, per il momento non si sa. Si presenta lui solo ed esclusivamente così. Quindi fammi capire, quindi Radici, cioè Gesù, non è altro che tipo un salesman, è un rappresentante di pianeti. Praticamente sì. Ma c'ha tipo il catalogo. 24 ore. Più o meno. Sì, 24 ore esce il catalogo di tutti i pianeti, ah, questo è più bello. Più o meno, sì. Perché? Radici è arrivato sulla Terra dove aveva spiegato le origini che ha realmente Goku. Gli spiega che lui era sulla Terra per distruggere l'umanità. Perché il suo pianeta fu distrutto da un meteorite. Questo è quello che Radish racconta. Pianeta di chi? Pianeta Vegeta si chiama. E che i sopravvissuti erano soltanto Radish, Nappa, il principe Vegeta e il fratello di Radish, ovvero Goku. Come lo chiama lui? Kakarot. Kakarot. In continuazione. Ancora. Lui spiega che siccome loro sono fratelli e lui è un nobile Saiyan, si deve riunire al loro Saiyan perché devono conquistare un pianeta che potrebbe dargli delle difficoltà. Qui viene anche introdotto il fatto che Radish ha conoscenza della trasformazione di Nozaru durante le notti di luna piena, mentre Goku non ne ha idea perché da bambino lui non si rendeva conto quando accadeva e glielo hanno sempre nascosto sia Bulma che il maestro. Infatti quando loro vedono la coda a Gohan si preoccupano e gli dicono: ma la notte va tutto bene con tuo figlio? E lui dimmi
dimmi una cosa, non gli succede mai niente di strano, è tutto assolutamente normale. Ma perché dici cosa c'è di strano? Cioè, no, perché? Cioè io dico, ma diglielo, una cosa del ma genere. Ma infatti, è così. Però va bene così. Radish riesce ad aprire Gohan e se lo porta con sé, dicendo a Goku di dover sterminare un tot di popolazione entro un giorno. Ma Goku è buono. Buono. Scemo, ma buono. Scemo. Ed essendo buono, decide di allearsi con Junior. Perché Junior già aveva visto questa essere, sapeva che era molto maestoso. Junior aveva passato questi 5 anni ad allenarsi per poter battere Goku. E Goku in realtà era fuori allenamento, diciamo, non si allenava più molto perché erano 5 anni di pace, tutta la pazzetta. Due volte cresceva suo figlio era uno studioso. Era tipo Sylvester Stallone quando ha fatto il film Mercenari. Più o meno, sì. Ho capito. Però nel giro di 5 anni anziché di 40. Giusto, anche questo, che i tempi sono importanti. Si uniscono e vanno alla ricerca di Gohan. Vanno a salvare più che altro Gohan. Radish lo teneva semplicemente chiuso nella sua navicella, quella rotonda classica dei Saiyan, monoposto, monovolume, mono batterie tutto. Ricaricabili, penso. Vabbè, perché lui non voleva inquinare l'universo, quindi aveva le batterie. Ma non so uno del genere quando gli interessi una cosa del genere, però... Però io non capisco, vogliono le batterie con Dragon Ball. Cioè... Perché quelle sono di Batman, ti ho rubato la battuta! Ah. Ma me l'hai rubata la battuta? Cioè era quella la battuta, cioè quasi dire le batterie con... Vabbè, vai. Andiamo avanti. Inizia lo scontro, un bellissimo scontro comunque sia tra Junior, Goku e Radish. Ma è tipo uno di quegli scontri che fa... Sì, però fatti belli. Fatti belli. In cui ad un certo punto Goku si ricorda di una delle debolezze che lui aveva da bambino, ovvero la coda, e si aggrappa alla coda di Radish. Proprio lo tiene così. Non è un doppio senso. La coda dietro. Sì. Specifica. È quella dietro. La coda è dietro. Dietro. Quella coda... La scimmia. Radish per liberarsi inizia a pregarlo dicendogli ah no, se tu mi lasci io me ne vado, noi siamo fratelli, Kakarot, non mi puoi fare questo, è Kakarot di qua, è Kakarot di qua. E c'è un po'. Ma suppongo che adesso Goku gli canta un cazzotto nella testa e gli spacca. Junior stava preparando la sua nuova tecnica speciale. Il cannone speciale. Sono pronto, cannone speciale! La sua nuova tecnica. Cioè, tecnica speciale, cannone speciale. Giusto. Era la nuova tecnica, ancora non l'avevamo mai usato. Cannone speciale. Aveva bisogno di tempo per... Il cannone speciale. Il cannone speciale. Cannone speciale. Come la sigaretta speciale, la stessa il cosa. Il cannone speciale, detto. È il cannone. Cioè, pure. Tu ti rendi conto che noi vogliamo fare questo format per, diciamo, i nuovi adolescenti di oggi e tu parli del cannone speciale. Così l'hanno tradotto in italiano la Mediaset, quindi... Cannone speciale. Rimarrà nei miei nostri cuori come cannone speciale. Vai avanti. Nei cuori di tutti. Basta, mentre Junior sta preparando questa nuova tecnica, si sta concentrando, già aveva perso anche il braccio, nello scontro con Radish, perché Radish era molto cazzuto. Giusto, mi ha detto bello. Junior gli dice, non lo lasciare. Siccome Goku è buono, gli dice, vabbè, ti lascio, ma togliti la Radish con uno scatto di agilità pari a Rey Mysterio che si libera da Thompson Pile Drive, gli carica una ginocchiata e lo butta a terra. Una ginocchiata? Sì. Proprio così. E poi inizia a colpirlo nello sterno con il piede, proprio a schiacciarlo. Mentre Junior se la stava più o meno menando per cercare di caricare sto colpo finale. Goku inizia ad urlare. E il piccolo Gohan inizia a sentire le urla e si inizia a disperare per il padre. Da qua si capisce che i personaggi avranno un'evoluzione dal fatto che Gohan, da bambino stupido, studioso, che aveva paura della tartaruga di mare... Non era un bambino stupido, era un bambino di 4 anni. Bambino. Ma era un bambino! Ma cosa facevi a 4 anni? Giocavi forse con le micromachine? A 10 anni qua vanno a conquistare, a cercare Goku. Appunto, vanno a conquistare il mondo e a 4 anni questo ancora... Però stava vivendo come un bambino normale, capito? Basta, distrugge la navicella e dopo una 30
colpisce Radish sul petto, spezzandogli anche l'armatura. E Radish dice che il suo valore di potenza, di attacco, è passato da più o meno 1, normale per un bambino terrestre, a più di 1000. Quindi la cosa lo aveva anche molto sorpreso, perché l'attacco diretto gli aveva causato anche danni. Quindi lui, preoccupatosi di questa cosa, dice: meglio che ammazzo il bambino a sto punto. E la sfera del drago se ne va. Dice: meglio che ammazzo il bambino. Non potendo permettere questo, Goku ovviamente si lancia addosso a Radish e lo blocca, permettendo così a Junior di usare la sua arma finale. Così facendo uccide Radish, però muore anche Goku. Il tutto finisce con Radish che dice le ultime parole, che sono: avete sbagliato, avete fatto male i vostri calcoli, tra un anno verranno due Saiyan più forti di me a vendicare e vi distruggeranno, vendicheranno la mia morte, cioè. La domanda che sorge è: come è possibile che questi due Saiyan che non erano lì sapessero di ciò? Esatto, sì. Sapessero la sua posizione esattamente, cioè, dove fosse, cioè non bastava distruggere l'astronave? No, il punto è che Junior non sapeva tenere il becco chiuso. Junior, prima di sferrare il colpo fatale a Radish, mentre Radish è buttato a terra dopo il cannone speciale, gli racconta delle sfere del drago, dicendogli: Goku non è stato uno stupido, si è sacrificato perché noi sulla Terra abbiamo le sfere del drago, ed invocando il drago potremmo farlo tornare sulla Terra. Quindi non c'è problema. E Radish dice: bene, siccome grazie al mio scooter, ovvero il visore di Yan e Saiyan, dice, gli altri due stanno sentendo e vedendo tutto, verranno a prendere le sfere e mi riporteranno in vita. E tu creperete tutti quanti. Giusto. gli ha offerto la soluzione su un piatto d'argento. Non mi ha detto niente a me. Dimmi. Ma lo scooter. Sì. Che è quello che livella i livelli di potenza. Di forza. Le aure, diciamo. Se è connesso con gli altri in remoto. Sì. Col 5G credo che col 10G ovvio, credo col 10G interstellare, esatto, un altro pianeta. È così, non è colpa mia, ma glielo darei io quella tecnologia. Tecnologia aliena, non si discute su questo. Poi ricordiamo, ma è colpa mia. Dopo un anno i Saiyan arrivano. In quell'arco di anno Goku decide di non farsi riportare in vita, perché ha scoperto che nell'aldilà c'è uno dei più grandi insegnanti, ovvero Rekaio del Nord, da cui lui vuole andare per farsi allenare, in modo che da lì a un anno sarebbe stato abbastanza forte da potersi scontrare contro questi due Saiyan. Cosa utile, perché il Rekaio gli insegna una tecnica fondamentale. Qual è? Il Kaioken. Non esattamente, però è quello. Il Kaioken. Tecnica inventata dal Rekaio stesso, che casualmente ha sbagliato, no? Non poteva utilizzare, perché il Kaioken comporta molto sforzo fisico, e anche quando finisci di usarlo sei a pezzi, perché poi vediamo che Goku realmente proprio con i muscoli rotti, proprio a pezzi. E Rekaio non era in grado di maneggiare quest'arma, diciamo, questa tecnica. Quindi la insegna a Goku proprio per fargliela usare a lui. Arrivano i Saiyan. Il primo è Nappa, che si scontra con Yamcha, Tenzing, Reef, tutti morti. Junior uccide Junior. Quando uccide Junior spariscono le sfere, perché Junior è la metà supremo. Quindi non essendoci più il supremo sulla Terra, le sfere non ci sono più. Sono delle rocce normalissime. Da qui veniamo poi anche a sapere che su Namek, il pianeta di origine di Junior, esistono altre 7 sfere su cui si baserà la saga successiva di Freezer. Nappa viene poi subito battuto da Goku, non appena tornato in vita. Perché lui è il Ken. E so anche, piccola curiosità, visto che siamo in questo punto esatto, ho letto che c'è un'anomalia, tra virgolette, nella serie italiana. Quando lui sfera il colpo a Nappa sotto Kaioken, lo chiama energia sferica in italiano. È stato un piccolo errore, forse di svista. Di traduzione. Quindi lui lo colpisce con un colpo secco di Kaioken, K.O. Nappa, e poi si scontra contro Vegeta, il principe dei Saiyan. E qui è uno degli scontri forse più epici di Dragon Ball. Uno degli ultimi scontri in cui Goku non diventa biondino. Dove arriva al Kaioken, sembra quadruplo contro Vegeta o triplo. Arriva proprio a distruggersi, poi vince perché Jirobai gli taglia la coda a Vegeta, quando diventa Uzan. Ma Jirobai è quel ciccione con la macchina? Quello ciccione che stava dal gatto. Dal gatto. Te lo ricordi?
Lui, in un atto di pura, gli taglia la coda di Netto con la sua spada, mentre leggeva era Ozaru, perché se no penso che avrebbe vinto tempo 2 minuti. Detto questo, concludiamo dicendo semplicemente che Vegeta poi viene battuto, sempre da Goku, grazie anche agli aiuti degli amici, all'aiuto degli amici, che poi erano rimasti solo Krillin. Aiuti. Aiuti? Dopo averlo non battuto... Non ho capito questa cosa. Cioè, hai proprio smerdato. Sì, Krillin è quello che si prende la codata da Radish e va a K.O. Ma c'è da dire che Krillin comunque è tra i più forti dei terrestri. Buttato a terra così, proprio smontato. Tra i terrestri è l'umano più forte. Cioè, smontato come... Sì, però tu non lo puoi mettere contro gli un Saiyan. Ma quelli sono extraterrestri. Quindi abbiamo... È un povero Krillin. Abbiamo finito con... Vai. Sì, stavo concludendo dicendo questo. Goku decide di lasciare in vita Vegeta, spingendo Krillin a non ucciderlo, perché Krillin lo stava per uccidere, giustamente. Sì, perché dopo lo scontro Vegeta era stremato. Goku, dopo aver usato tutto quel Kaioken, la potenza del Kaioken, era distrutto proprio con i muscoli a pezzi ed era a terra. Ne capita anche a me. Krillin voleva finire Vegeta perché dice ci togliamo il peso. Invece Goku gli dice no, non lo uccidere, non lo fare, bla 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 bla, e lo lasciano andare. E poi c'è tutta la saga di Freezer, tutta quella belle storie, ci ricordiamo. Bellissimo. Bellissimo. Detto questo, sono le curiosità. Ah sì, le curiosità mi mancavano. Che me le sono scritte perché sono... Vabbè, suppongo che siano tantissime. In quante... cioè, quante te ne sei... Tre. No, tre. Ho preso solo tre tra quelle che magari non sapevo. Diciamo così. Ricordiamo che Dragon Ball, la prima serie, prima di andare in onda su Italia 1, andava in onda... sul reti tipo JTV, tipo Junior TV. Junior TV. Dragon Ball Z arriva in Italia ufficialmente, tra virgolette, nel 2000, ovvero sulla Mediaset. Dragon Ball Z di Z. Ma in realtà 2 anni prima, la De Agostini, durante il periodo che Dragon Ball serie classica andava su JTV, iniziò la De Agostini a distribuire i VHS di Dragon Ball Z. Quindi la prima vera uscita di Dragon Ball Z in Italia è del 98 in VHS. Uscirono tutte queste puntate così, poi la Mediaset, quando ne prese i diritti, ovviamente ci fu il ridoppiaggio, l'adattamento, Mediaset, le censure e tutto questo. Ah, perché quella di Agostini era doppiato meglio, vuol dire? Era un altro doppiaggio, sì, io credo che fossero, la notizia non era chiara, io credo che fossero i VHS degli OAV, perché qua si collega anche alla mia seconda curiosità. Che è sempre verso il 2000, mentre Dragon Ball Z era al picco del successo, quindi più o meno eravamo nella saga di Freezer, credo, si interrompeva perché iniziava l'estate, il classico stacco. E tutti odiavano perché, cioè, sai che sei arrivato in un punto, poi torni a casa e no, poi ti trovavi quei filmetti o le serie TV rimandate di nuovo dall'inizio. E tu rimanevi fregato, dovevi aspettare la nuova stagione per sapere come finiva uno scontro. Quindi cosa successe? In quel periodo estivo, sempre verso le 2:30-3, perché era questo l'orario in cui andava in onda Dragon Ball, quando tornavamo da scuola, sì, la Rai iniziò a trasmettere Dragon Ball Z. La Rai? La Rai 2. Io lo ricordo benissimo e sta cosa l'ho riletta. Io non ho mai messo i canali Rai. Rai 2 mandava gli OAV con differente doppiaggio, nonché quello dei VHS della De Agostini. Ah certo, quindi ho capito. In cui erano storie parallele alla saga originale, quindi magari la Mediaset in quel periodo non aveva i diritti per gli OAV. Assurdo. Quindi la Rai si appropriò di un pezzettino di successo Mediaset, facendo, mandando in onda ogni settimana, così non ogni me la sabato ricordo. Alle 3, ricordo, 3:30 su Rai 2. E che anno era? Sì, che anno? Forse 2000, mamma, no, ti giuro che non mi ricordo che... No, io cioè, lo mi sfugge, che lo cioè, questa cosa mi è sfuggita che mandavano in onda 2000, anche sulla Rai. Scusa, ma 2000, aspetta, scusa, io nel 2000 avevo quando 12 anni. Io avevo 5 anni, però più o meno quando hanno... No, e questo è tutto. Curiosità, già ne ho messe anche due nella trama. Vabbè, bellissimo. Possiamo anche chiudere qui. Però. Ma che chiudere? Ci sono le domande. Grazie, una sono buona le serata. Domande, no? Ancora c'è il meglio. Ce le sono le domande. Cioè, dobbiamo testare le tue grandi capacità. Noi vogliamo sapere quando tu sei Dragon Ball fan. Allora, io voglio fare una premessa. Una premessa. Quando ero io ragazzino e frequentavo le... sì.
frequentavo i canali IRC, no? I canali porno. Scusa. I canali IRC, cioè chattavo, ero in un canale di fan di Dragon Ball, facevamo molte domande di quelle toste, proprio di quelle difficili. A differenza delle due puntate precedenti, io e lei abbiamo stabilito che le domande da un punto sono di difficoltà media. Le domande da 3 punti sono difficili, le domande da 5 punti sono impossibili. Ci abbiamo alzato il livello di un no. Ma perché? Perché non possiamo fare domande chi distrugge il pianeta Vegeta? Bardak! Quindi... Vabbè, comunque dai, non sono eccessivamente difficili. Ce ne sono alcune che sono eccessivamente difficili, però non è che ne sono tutte. Dove è il gin? Allora, ancora è presto, vero? Ancora è presto. Ricordiamo che io ho due aiuti. Giusto, due aiuti. Il 50 e 50 è il nostro aiuto, che ti consiglio di utilizzarlo molto più avanti. Iniziamo con una da facile. Iniziamo con una facile. Da chi viene ucciso Re Gold? A. Gohan. B. Vegeta. C. Goku. D. Trunks. Questo è da un punto, eh? Mi ricordi il nome? Aspetta, ripeti la domanda. Re Cold. Re Cold. Ti posso dire pure chi è Re Cold? Proprio ok, per... dimmi chi è Re Cold. Il padre di Frieza. Esatto. Perfetto. Re Cold. Perché inizialmente avevo capito Re Com. No, Re Cold. Scusa. Per questo, no, okay. Avevo capito io male per questo. Lo ripetiamo. Gon, Vegeta, Goku, Trunks. Gon, Vegeta, Goku, Trunks. Mi pare, non ne sono sicuro, che sia Trunks a tagliarlo. Mm-hmm. Quindi io dico Trunks. L'accendiamo? È la tua risposta definitiva? L'accendiamo? Sì. È giusto. Trunks è il futuro, tra l'altro. Sì, Trunks allora, è ti ricordo... Futuro. Con la spada, infatti. Ti ricordo esatto. Che questo è da un punto, eh? Quindi hai capito com'è il livello. Ne facciamo una da 3 punti per farti capire a che gioco stiamo giocando. Aspetta, questa non l'avevo presa. Allora fallo tu perché questa l'ha creata lei questa domanda. Grazie. Madonna. Però questa vediamo se la sa. Magari vediamo. Questa la potrebbe saperla. Attenzione, ascolta attentamente. Dimmi. Come si chiama la tecnica usata da Freezer per distruggere il pianeta Vegeta? A. Sfera letale. B. Buco nero. C. Quasar. D. Supernova. È difficile questo perché... Ripetimi la A. Sfera letale. Io non la so, totalmente. Però dico A. La tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Sì. Ma il sensore è sbagliato. Allora, vuol dire la sfera letale, che quella si chiama Death Ball, viene utilizzata da Freezer su pianeta Namek, ma non è quella che utilizzò per distruggere il pianeta Vegeta. E tant'è che la sfera letale ha un colore, diciamo, più violaceo, né scuro. La supernova ha un colore più dorato. Esatto. E poi comunque... Erano entrambi, cioè entrambi suoi supernova. Non la ricordavo che lui la facesse, mi sembrava più una cosa. Questa la voglio fare io. Questa 5 punti, quindi ma 5 punti. Ma 5 punti, ok. Va bene, questa è da 5 punti. Stai bene attento. Ok, qual è il nome del cane di Mr. Satan? A. Bumble. B. B. C. Fly. Di moschito. B inteso come ape, in inglese. Sì, B. Bumble. B. Fly, moschito. Ah, Bumble. È la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Sì. Stiamo andando malissimo, ragazzi! Non fosse la bambina, pensavo Bumble. Ah, perché abbiamo messo Bumble, secondo te? B non... Ma questa era difficile, lo sapevamo. Ragazzi, l'abbiamo fatta apposta molto difficile. Andiamo. Facciamo una da un punto. Ah, così ti faccio prendere un po' di puntini. Sì. No, questa è facilissima. Ah, ok. La sapevo pure io, la sapevo. Ok. Cosa accade quando Darbula sputa su un avversario? A.
muore. B, si polverizza. C, diventa pietra. D, sviene. C, diventa pietra. La tua risposta definitiva? Sei stato un po' frettoloso, tu madre niente. La vuoi accendere? Sì. Sì. Questo è sì, questo non lo ricordo. Ed è giusto. Cioè, di essere meno frettoloso nelle altre, dovevi ragionare un po' di più. No, perché quando è fra due... Cioè, allora, aspetta, faccio all'inizio, una da tre. Alle prime due domande. Tre. Sì, sì, due, quella è la... Potrebbe saperla in realtà. A cosa sono ispirati i nomi dei membri della squadra Girium? A. Grassi. B. Latticini. C. Proteine. D. Carboidrati. Gine. Squadra G. Ripetimi i nomi e le risposte, scusami. Allora, A. Grassi. Okay. B. Latticini. Okay. C. Proteine. D. Carboidrati. Pensaci bene, se tu ti ricordi i nomi dei membri. Sì, qualcuno lo ricorda, tipo Recom, Ginio, Budo, Guldo. Guldo, ecco, non mi veniva Guldo. Sono dei nomi di grassi, di latticini, di proteine o di carboidrati? Però non si sta ricordando quello che l'avrebbe potuto... Non l'ha detto, mi pare, quello che potrebbe... tu non ti ricordi quello che avrebbe potuto aiutare? Allora, la squadra è Gino. Gino, il capitano. Guldo, quello verde con gli occhi che bloccava la gente. Poi avevo detto un terzo. Recon. Che è quello con i capellini rossi, alto, palestrato. E poi sono gli altri due, il blu e il rosso, che erano quelli che facevano gli attacchi combinati, fondamentalmente. Tra cui il rosso era il cavallo, mi sembra, degli scacchi di Dragon Ball Z. Dei cattivi. Può essere. Piccola. Questo da quanti punti è? Da tre. 50 e 50. Ok. Che io ho l'indecisione su due che non dico. E che sicuramente io ti lascerò. Quindi se lei lascia quei due io sono di nuovo alle lacrime. E poi la faccio via, dai, la faccio più semplice. Vai tu, cioè. Dai, ti voglio aiutare. Carboidrati e latticini. Un secondo, mi devo segnare cosa è sparito. Sì. Quindi rimane latticini e carboidrati. Sì, rimangono B e D. Allora, io ero prima indeciso tra carboidrati e proteine. Pensavo grassi, infatti. In questo grassi. Caso è rimasto latticini e carboidrati. Carboidrati, gli altri due chi erano? Proteine e grassi. No, gli altri due Dai, non l'ho aiutato allora. Quindi sono carboidrati e latticini. Carboidrati. È la tua risposta definitiva? La vuoi accendere? Cioè tu la vuoi accendere? È sbagliata? Io l'accendi. È sbagliata. Perché quello che ti ricordavi, uno si chiama Butler, mi pare. Butter, vero? Che era quello più. Esatto, era quello più semplice che ti poteva. No, invece mi ricordavo. Tutti gli altri, che comunque hanno sempre i nomi che sono. Fanno riferimento agli yogurt. Ma non mi veniva niente. Rimaniamo in tema squadra Ginio? Più o meno. In tema Namek, ho sbagliato. Però pensavo che tu questa l'avessi vista. Perché quando io ti avevo fatto vedere una pagina, c'era evidenziato, quindi avresti potuto vederlo. Infatti ero convinta che tu l'avessi. Perché era evidenziato questa parola? Rimaniamo in tema, diciamo, Namek. Non ho sbagliato. Namek. Okay. Durante la saga di Namek. Freezer. La saga di Freezer su Namek. Scusa, la stiamo sistemando. Cosa è successo? Durante la saga di Freezer, di quale nemico Bulma aveva una conta? Ok. A. Zabon. B. Ginio. C. Dodoria. D. Guldo. Zabon. È la tua risposta? È la tua risposta. Perché stai andando troppo male. È la tua risposta definitiva? Oh, se lui è. Ginio. No, lo è. Sicuro. Guldo è troppo brutto. Cosa vuoi dire? Che i brutti non possono avere donne fighe, no? Capito? Ce l'ho avuto io le donne fighe. Bulma ha avuto una cotta. Giusto? Poi c'hanno Zarbon e Dodoria. Dodoria è quello rosa.
Esatto. Zarbon dovrebbe essere quello con i capelli verdi, tipo con il codino molto andromediano. Quindi secondo me era lui. Ok. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Sì. Bravo! Che una adesso! Dai, perché no? Mi ha fatto io già l'infarto di... No, perché a un certo punto ho pensato, magari Gould ha usato qualche tecnica di sdoppiamento. No, più che altro poteva essere di scambi di persone. Genio. Allora, per nascondere. Ho detto, siccome c'erano anche queste cose, di un attimino mi sono fatto. Però no, abbiamo detto. Era lei che era infatuata. Ho detto, no, lei è infatuata sicuramente di un figo. Mi sono poi si mette con peggiora. Fai questa sera. Sì, 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 stavo pensando. Ho questo. Grazie. Da un punto. In quante trasformazioni si manifesta Freezer durante la saga di Namek? 3. No, no, un secondo. No, abbiamo perso la domanda. Durante la saga di Freezer, in quante trasformazioni si manifesta Freezer? Giusto. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Io non sono preciso. In quante trasformazioni? Tu intendi anche la forma base? Quella con cui arriva, sì. Quella base. Poi c'è quella che io chiamo suo padre. Perché era diventava altissimo, muscoloso. Quella animale che era tipo lungato in faccia. E poi quella finale. Quindi in Dragon Ball Z, nella serie di Namek, dovrebbe essere 4 trasformazioni. È la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì. Meno male che ci hai pensato. Se tu avessi aggiunto, se tu avessi messo che parlavamo di quella saga, si aggiungevano altre trasformazioni. Certo, sì, lo sappiamo. Infatti era da specificare. Inizialmente questo... ho detto 3 perché non pensavo che tu ritenessi la forma base una trasformazione. Invece sì, quello l'ho considerato pure. Facciamo una domanda di cultura generale. Che l'ha partorita il mio cervello. Cos'è cultura generale su Dragon? È cultura generale, tu confermi cultura generale questo tipo, certo, di domanda? Certo, scusa, tu che sei un esperto di Dragon Ball dovresti saperlo. Ascolta, accendi gli apparecchi, ascolta attentamente. Dicamelo. È di cultura generale. Appena ascolti la domanda capisci cosa intendo. Quando tu me la farai. Quale tra queste affermazioni è falsa? Ok, quindi sono 3 vere e una falsa. Sì. Ok. A. I Namekiani non hanno genere. Ok. B. Gohan non si trasforma mai in Ozaru. C. Vegeta fa 2 figli con Bulma. D. Piccolo uccide Goku. D. Gohan non si trasforma mai in Ozaru. Cioè tu mi stai dicendo Gohan non si trasforma mai in Ozaru è falsa. E la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Certo. Bravissimo. Junior distrugge la luna per evitare che Gohan si ritrasformi in Ozaru. Sotto un camion. Altro che sotto un puente. Lo fare un po'. Facciamo uno difficile, così lo facciamo. Perché mi sa che sta facendo. Ma lui è preparato. Lui sta facendo un po' troppo il furbo. Facciamo una difficile. Che non mi chiedevi dove sono tratti i nomi dei Saiyan. Ah, vabbè. Certo! Allora, se tu ce la stai chiedendo, perché no? Dimmi. Ma l'avevo giusto identificata. Però, anziché essere un Saiyan, è Bulma. Cosa significa il nome di Bulma? A. Un tipo di reggiseno. B. Un tipo di calze intime. C. Un tipo di mutandine. D. Un tipo di magliette. E quant'è questa qua? 5. Quante abbiamo fatte da 5 punti? Ancora forse una che è quella che hai sbagliato. Di è questa, stessa. Questa è la seconda. Sì. Quindi io qua mi ci butto perché non la so. Abbiamo detto reggiseno. Però reggiseno. E magliettina. E magliettina. Non me ci può arrivare. Reggiseno. La tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo. Ma la vuoi accendere? Ci provo. Il reggiseno. O è quello sono le mutandine? Ripeto. Il reggiseno, la mia risposta definitiva. Hai sbagliato. Cos'è? Un mutandine? È ovvio. Scusi, ma tu non ci hai pensato a Trunks? Cioè, Trunks sono le altre mutande da maschio? Cioè, che è suo figlio? Non ci hai pensato. No, pensavo Bulma da... qualcosa di Wonder Bro. No.
Oh. Però sconosciuto il Giappone, viene deciso fra uno e l'altro. Facciamo una semplice perché lo dobbiamo fare riscaldare di nuovo. Da un punto. Ma no, fammela da tre. Va bene. Dai, sì. Dai, buttiamoci, dai. Chi costruisce gli androidi? Ok. A. Il dottor Geno. B. Il dottor Brief. C. C19. D. Muten. Chi costruisce gli androidi? Il dottor Geno. È la tua risposta, certo. Definitiva? Ovvio. Ma vuoi accendere? Ed è giusto. Ci servivano altri. Ma l'ultimo dottor... era Muten, il maestro Muten. Sì, non sapevamo cosa mettere. Ci è rimasto un attimino tipo. Però non abbiamo messo C19, non è a caso C19. Sì, perché poi lui diventa C20. Esatto. E quindi noi ci abbiamo giocato. L'avevo capito. Poi quando ho messo C19 Muten, ho detto ma. Ci ha fregato. Ma chi è il dottor Brief? Il padre di Bulma. Certo, è il padre di Bulma. Ah, Brief, giusto. L'avevo detto anche oggi. Brief. Questa è dai 5 punti. Ah. Bene. Vediamo se usano la giugola. Cosa accade a Ginger Town? Questo secondo me ci arriva perché lui già una delle risposte sa. A Ginger Town. Cosa accade a Ginger Town? A. Atterra Radish. B. Il 23° torneo di arti marziali. C. Cell assorbe la popolazione. D. Nasce Vider. Allora, com'è che si chiama? La città? Ginger Town. Videl non mi sembra di Ginger Town. Perché Videl è la figlia di Mr. Satan. E stanno in quella che viene chiamata tipo Satan City. Quindi la escludo. Radish a terra in una cittadina. Però qua si parla di una città specifica, quella era una specie di paesino. Cell, secondo me c'entra Cell. Il torneo o l'assorbimento degli umani? Una però. Sì. No, sto cercando, è da 5 punti, giusto? Sì. Come si chiama la città? Gingertown. Zenzero città. Città dello Zed. No, perché il Cell finisce più volte nei TG. Sia quando assorbe la popolazione e assorbe anche i giornalisti, sia quando fa il torneo, che c'è un commentatore televisivo che dice qui si svolgerà il torneo. Ecco, c'entra con Gigi. Perché potrebbe essere nominata. Ok. Potrebbe anche essere nominata nell'altra domanda. Cioè, sono separati, quindi o è il torneo o è Cell che assorbe la popolazione. Devi decidere il torneo o Cell che assorbe. Tredicesimo. Stiamo guardando il Dragon Ball Z, giusto? Sì. Io il torneo lo escluderei. Perché mi pare il 23° si faccia alla fine di Dragon Ball, che sia Goku contro Junior. Ok. Mm-hmm. Quindi lo escluderei. Mi rimangono sempre. No, mi rimane. Ti rimane solamente di quelle di Cell e Radish la voglio escludere. Dico Cell. È la tua risposta. La accendo. Cell che si assorbe. Bravissima. Anzi, pensavo che quella di Radish l'avesse. No, l'ho esclusa subito. Però allo stesso tempo non sapevo se magari da qualche parte spuntasse il scritto, si leggesse mentre c'era il contadino. Quindi ho. Domanda un punto molto semplice, però devi stare attento, perché tutte le risposte sono possibili, sono giuste, ma devi contestualizzare. Perfetto. Domanda un punto, ripeto. Secondo l'opinione pubblica, chi ha sconfitto Majin Buu? A. Mr. Satan. B. Goku. C. Gohan. D. Vegeta. Secondo l'opinione pubblica, chi ha sconfitto Majin Buu? Sì. Mister Satan. È la tua risposta definitiva? Sì. Accendiamo. Certo. Bravissimo. Perché a parte che in realtà è lui che ha fatto diventare buono Majin Buu in un primo momento. Quindi sì. In realtà inizialmente lui aveva sistemato realmente la situazione. Ma poi cosa accadde? Gli uccide il cane, un poliziotto credo. Chiamato? B. Gli uccide il cane, lui sclera, si divide in due
E poi c'è la controparte cattiva che poi diventa Kid Buu. Cioè, un punto in più lo potremmo dare a questa aggiunta che ha fatto. Vado, questa spiegazione. Dai, un punto... Un punto ci sta. Aspetta, l'hai fatto tutto ultra complicato, cioè. Punto... Ma te l'avevamo detto! Ho capito, però. Questa facciamo più uno, perché... TBB. TBB. La prossima domanda è quanti peli ha nella coda Saiyan? 5, 3.000. Questa è difficile. Fagli questa. Ok, questa è la domanda da 5 punti. Quale di queste affermazioni su Piccolo è vera? Occhio, su Piccolo siamo. È vera? È vera. A. Piccolo significa ottavino. B. È nato su Namek. C. Non è mai stato ucciso. D. Non fa uso di telecinesi. Se vuoi vedere ripeto. Scusa, una sola di queste è vera. È vera, me le puoi ripetere? Piano okay. Piano, aspetta un secondo. sì, senza spinta. Ah, ok. Ah. Piccolo significa ottavino. Ottavino. Che è un flauto. Che è un flauto. Ok. Poi. B. È nato su Namek. Che non è vero. C. Non è mai stato ucciso. D. Non fa uso di telecinesi. Junior viene ucciso nella saga dei Saiyan. E allora okay. Già è stato ucciso, quindi non può essere. Junior. È nato sulla Terra. Stiamo parlando di Piccolo, non del grande. No, no, Piccolo. Piccolo. Okay. È nato sulla Terra. Mm-hmm. Anche padre, perché, anche perché stiamo parlando di Dragon Ball Z, perché non ha giù non c'è. Perfetto. Quindi, o è un piccolo ottavino, oppure... No, non è un piccolo ottavino. Oh, piccolo, oddio. Oh, sì. Ottavino. Oppure non usa la telecinesi. Esatto. Dice non usa, non usa. Non usa la telecinesi. Perché i namekiani usavano la telecinesi. Secondo me se ci può arrivare. Io faccio un altro. Fa un altro 5 mentre tu pensi. Ci vado le domande. No, quante altre domande da 5 ho? Una sola, sì. Un attimo. Io lo uso qui o lo uso lì. Però dato che. Ti posso dare un consiglio? L'altra è impossibile da 5 punti. Proprio è impossibile. Io ti consiglio infatti, la uso per l'altra, quello volevo fare. Questa già ti sono rimasto con due scelte soltanto. Sto cercando un attimino di capire. Piccolo vuol dire. Perché piccolo vuol dire ottavino? Da 11. Chi piccolo è piccolo. Piccolo tra l'altro non fa uso di telecinesi. Per me non fa uso di telecinesi. Quindi la risposta vera è non fa uso di telecinesi. Sì. È la tua risposta sì. Definitiva. Cioè l'accendiamo. Sì. Ma secondo te tra tutte queste certo. Risposte cosa potrebbe? Piccolo significa ottavino. Ci usciva ottavino. È normale che era quella. Scusa. Ma caso. Piccolo usa la telecinesi per salvare Gohan mentre lui lo sta allenando. Lui usava la telecinesi, era una delle sue abilità. Tanto l'hai vedete in Namekiano. Ma in realtà, infatti, pensavo che la usasse, però non. Ma infatti, tu l'hai detto che i Namekiani usano la telecinesi. Non ho capito. Ma non capivo il collegamento piccolo-ottavino. Perché? Cioè, sembrava due cose messe no, perché mi sembra che tutti i membri della famiglia, che comunque, no, della stirpe da cui deriva, sono tipo legati ad strumenti musicali. E a lui ci toccava l'ottavino. Mi mancava. A piccolo gli è toccata l'ottavino. Mi mancava. Ok, siccome è il mio turno di fare a domanda, ed è la penultima, faccio questa da 5 punti perché l'ho creata sempre io col mio cervello. Vai. Occhio, occhio a quello che dico, è fondamentale. Considerando tutte le timeline alternative, ok. Quante volte muore Krillin? Un po' da fare muore ufficialmente, cioè proprio morto. Muore. Intanto muore. Intanto poi si vede. Poi si viene suicidato. Parliamo solamente delle morti di Dragon Ball Z e considerando tutte le timeline alternative. 1, 2, 3 e 4.
Allora, Krillin muore nel futuro alternativo di Trunks. E muore contro Nappa, no, Vegeta no. Quando vanno su Namek, lui muore, viene ucciso da Freezer, che lo scaturisce e poi lo fa diventare Super Saiyan, e siamo due sicuri. Poi, proseguendo nella storia, ci sono i Cyborg. Lui non viene ucciso dai Cyborg, anzi libera C-18 dal meccanismo di autodistruzione. Contro Cell lui si scontra ma non muore, mi pare contro Cell lui non muoia. Alla fine Gohan lo batte grazie all'aiuto del padre, che Goku era morto, e poi si arriva alla saga di Majin Buu. Nella saga di Majin Buu lui viene trasformato in pietra da Dalula, ok, ma non muore perché è trasformato in pietra, poi torna umano, non mi ricordo come, c'era la soluzione di incontro incantesimo tra virgolette. Majin Buu cosa succede? Krillin viene assorbito poi da Majin Buu, mi pare. Uso il vostro aiuto, anche okay. Se penso di, però ok, siccome sta andando male molto male, io ti aiuto. Quante ne hai contate finora? Due. Raddoppio quel numero. 4. È la tua risposta, sì, definitiva? La vuoi accendere? Sì. Perché? Ma quali sono le altre due? Due sono giuste. Freezer, futuro di Trunks. Ma c'è anche quando Cell va o indietro avanti nel tempo, non me lo ricordo. Quindi c'è quella timeline. Certo, e poi lo uccide se... Kid Buu, mi pare di aver letto. Ma Cell non me lo ricordavo, Kid Buu lo uccide sicuro. L'ho trovato su internet, cioè è quello che abbiamo trovato. Non me lo ricordavo che lo assorbiva. Quindi lui muore in due timeline alternative. Ah, tra l'altro, dove ho pescato questa domanda? Abbiamo trovato, c'erano pure i frame in cui lui moriva. C'era proprio il frame. Sì, c'era il frame. Quindi era a prova di... Vabbè, Freezer me lo ricordavo, il futuro alternativo me lo ricordavo. Ah, ti era sfuggito appunto gli altri... No, più che altro pensavo che quando Cell tornasse come se nel suo tempo... Non creasse proprio un altro alternativo. Pensavo fosse nel futuro di Trunks quello. Quindi già Krillin morto contava una volta. E intanto si rivede che muore. Cioè, c'è un'altra scena. Lo rivedrò. Questo è da un punto e dell'ultima domanda. Lo rivedrò perché... Ultima domanda. Da un punto. Quello che è rimasto. Chi viene assorbito da Cell per raggiungere la seconda trasformazione? C16, B, C17, C, C18, D, C19. La seconda trasformazione? Sì. Sì. Ma stiamo parlando di Perfect Cell? Sì, cioè no. Cell che assorbe? La seconda trasformazione. Chi sono i candidati? 16? 17, 18, 19. 17 e 18? No, perché stanno fino alla fine, fondamentalmente. Sei sicuro? Aspetta. 17 e 18, sì. 19 è il compare di Mr. Gelo o Gelo, non mi ricordo come si pronuncia, ma non mi ricordo che viene assorbito da Cell per farsi. C16 invece è quello che fondamentalmente si sacrifica poi alla fine, quindi non è nessuno di questi. No, è riflette, che qua si parla riflette di assorbimento, capito? Ah, chi viene assorbito? È la fase 2 di Cell, aspetta un attimo. Ragione è quello quando c'è il labbro, quello là tipo tutto carnoso. Cioè Cell larva, sì. Poi Cell, sì. Poi c'è la missione carnosa e poi Perfect Cell. Ah, aspetta, quindi abbiamo sbagliato la... Ah, se tu parli da Cell larva, quindi questo in mente la terza trasformazione. Ah sì, infatti è terza, okay. Cell. Quindi quando lui già è uscito dalla larva, sì. Sì, è terza, è vero. Allora, lui esce dalla larva, sì. Diventa, quindi larva, diventa Cell con le due corna, sì. E a questo punto assorbe qualcuno per raggiungere la terza trasformazione. Esatto. Perfetto. Ok, sì, okay. Infatti era 16, 17, 18, 19. Sai che non la so. Come? Non abbiamo messo. Noi eravamo certi tu, questa sapere. Questa era proprio per riscaldare. Infatti l'ho messo. Scusami, allora chi assorbe Cell per diventare. Perfetto. Allora, racconta la sua storia. Allora, Cell doveva assorbire. Ma cioè, comunque sia, doveva solo per cercare di diventare l'essere perfetto, il Perfect Cell.
inizia assorbendo tutti gli umani, a proprio punto, cosa che non lo soddisfa più di tanto. Poi inizia a passare a quelli più forti, tra cui gli androidi. E in quel... quando c'è lui ci sono C16, C17 e C18 a piede libero. Ci siamo? C19 non si vede qua. Esatto, e allora è tra il 3. Ci siamo, C17 e C18. Per diventare Perfect Cell lui si vuole assorbire C17 e C18. Perché erano quelli più forti come androidi, forse più completi, non mi ricordo esattamente. Però io C16, che è quello che voglio dire, io ricordo che lui viene ucciso. Io mi ricordo lui con la testa tagliata e il piede che... E allora chi rimane? Lui come raggiunge l'essere perfetto. Mi devo ricordare che chi si assorbe per ultimo deve diventare l'essere perfetto. C16 schiappa. C19 non c'è. C17 e C18. C18 mi pare che è l'ultima in ordine cronologico e poi viene fatto tornare in vita. Mentre C17 dovrebbe essere il fratello sfigato che viene assorbito. Io dico C17. È la tua risposta definitiva? Sì. Ma tu la vuoi accendere? Boom! Ah no, devi dire sì, sennò. Sì. Bravo! Boh, no, devi dire sì. No, scusate, perché comunque c'era un po' di confusione sulla cosa. Che al primo impatto mi ricordavo C16, ma poi mi sono ricordato che C16 viene ucciso tagliandogli la testa e poi gli schiacciano la testa col piede. Allora, molto bene. Allora, hai totalizzato. Siccome noi siamo consapevoli di aver fatto domande troppo difficili, non lo sapevamo, noi l'abbiamo fatto apposta. Quindi, un grado in più, diciamo. Abbiamo deciso, il comitato ha deciso di non penalizzare i punti sbagliati. Oh. Esatto. Che ne sbagliate troppe. E da un conto, saremmo andati a neanche a meno roba. Meno roba? Consideriamo solo i punti giusti. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15... 25. Hai totalizzato 20 punti. 20 o 25? 25, non è 35. Oh, scusa, 25, ho sbagliato. 25. Cioè, ruba 5 punti così. Bene, con la sufficienza che ho appena preso in Dragon Ball Z. Ora sa tutto dalla... Ora sappiamo, so cosa vuol dire Bulma. Anche se non... Penso che nessuno... Sai anche che vuol dire piccolo? Vuol dire piccolo? Io piccolo pensavo, piccolo. E invece no. E flauto, come hai fatto a non... Flauto, dai, questo Johnny doveva dire che era quella la risposta giusta. Io e Radish vi diamo appuntamento al prossimo episodio degli anime della nostra infanzia o di Gimplotti. Chi non avesse mai visto Gimplotti lo vada a vedere subito. A e ci vediamo qui la prossima volta. Grazie e arrivederci. Ciao. 星のように将